sono state le persone libero dell'associazione Donne di Carta ad accompagnare gli ospiti in un percorso suggestivo attraverso parole e immagini per raccontare così i loro paesaggi interiori e geografici. Un incontro ospitato alla libreria Feltrinelli Point. Donne di Carta è un'associazione nazionale che ha sede a Roma e ci sono vari gruppi in giro per l'Italia, anche ad Arezzo ne abbiamo uno da oltre 10 anni. Una parte di questa associazione che si occupa di editoria, di diffusione della lettura, di librerie, eccetera, è formata dalle persone libro, che sono delle persone lettori e lettrici che diciamo sono un po' il braccio armato, e quindi noi impariamo a memoria dei brani e li diciamo senza leggere, perché c'è la possibilità di guardare in faccia le persone, guardarle negli occhi e riuscire a trasmettere anche le nostre emozioni. Il tema del paesaggio è stato poi anche al centro del romanzo presentato al termine della performance L'intensità della luce di Corrado Passi. Al centro del testo un argomento delicato, quello dell'impegno politico nei primi anni Ottanta, durante gli ultimi sussulti del terrorismo e le ultime significative mobilitazioni studentesche. Io credo che il risultato di quel periodo sia difficilmente valutabile a posteriori. I protagonisti di questo romanzo hanno attraversato quel periodo, io l'ho attraversato come osservatore, non avendo mai fatto politica attiva, però penso di averlo percepito e di essermi posto nella posizione di pormi domande, di crearmi dubbi e di provare a darmi risposte.